Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi ed Elia Morini. Il viaggio di Re Uvoran di Clark Ashton Smith. Lettura di Libri in pillole. Illustrazione di Eros Veschi. La corona dei re di Ustaim era fatta con i materiali più rari che esistessero. L'oro graffito magicamente del suo cerchio proveniva da un grosso meteorite che era caduto nell'isola meridionale di Sintrum, scuotendola da una sponda all'altra in un terremoto disastroso. L'oro era più duro e brillante di qualsiasi varietà terrestre e cambiava colore dal rosso fiamma al giallo delle lune giovani. Sul cerchio erano incastonati 13 gioielli, ognuno dei quali unico e senza pari neppure nelle fiabe. Erano pietre meravigliose che l'accendevano di strani fuochi e folgorazioni, terribili come gli occhi del basilisco, ma più stupefacente di tutto era il gasolba impagliato, un uccello che formava la struttura esterna della corona e stringeva negli artigli prodigiosi il cerchio che poggiava sulla fronte. Era una bestia regale con meravigliose penne verdi, viola e vermiglie. Il becco era color ottone brunito. Gli occhi come piccoli granati scuri in lunette d'argento, e dalla testa picchiettata di nero spuntavano 7 piume merlettate color carminio, mentre la coda bianca cadeva in un ventaglio aperto che faceva pensare ai raggi di un sole bianco dietro il cerchio. Il gasolba era l'ultimo della sua specie, stando almeno ai marinai che l'avevano ucciso in un'isola quasi leggendaria oltre Sotar, ben a oriente di Sotik. Per 9 generazioni si era pavoneggiato sulla corona di Ustaim e i re lo consideravano il sacro emblema delle loro fortune, un talismano inseparabile dalla dinastia, la perdita del quale avrebbe rappresentato una grave sventura. Euvoran, figlio di Karpum, era il nono portatore della corona. Dopo la morte di suo padre, avvenuta per indigestione di anguille ripiene e uova di salamandra in gelatina, l'aveva indossata con dignità e magnificenza. Per 2 anni e 10 mesi. In tutte le cerimonie di stato, assemblee e udienze di giustizia, la corona aveva adornato la fronte del giovane re, conferendogli davanti all'uditorio una temibile maestà. Inoltre, era servita a mascherare i deplorevoli progressi della sua calvizie prematura. Durante il terzo anno del suo regno, Re Uvoran, alzatosi da un'abbondante prima colazione di 12 portate e altrettanti vini, andò come al solito nella sala di giustizia che occupava un'intera ala del suo palazzo ad Aramoam, un edificio di marmo multicolore che dall'alto della città, fra colline ombreggiate di palme, guardava verso le increspature color lapislazzuli dell'Oceano orientale. Fortificato dalla colazione, Euvoran si sentiva in grado di dipanare le matasse più ingarbugliate della legge o del crimine ed era pronto a dare una rapida punizione a tutti i malfattori. Al suo fianco, sulla destra del trono d'avorio a forma di drago, c'era il boia piegato su una mazza con la testa di piombo dura quanto il ferro. La mazza serviva a spaccare immediatamente la testa ai colpevoli più infami, e a volte le loro cervella venivano fatte schizzare davanti al re sul pavimento cosparso di sabbia nera. A sinistra del trono, un torturatore professionista era indaffarato con viti e pulegge di strumenti spaventosi, in modo che gli eventuali malfattori riflettessero sul destino che li aspettava. Non sempre il giro di vite e la stretta della puleggia si rivelavano preparativi inutili, come non sempre i letti metallici delle macchine restavano vuoti. Quella mattina i gendarmi della città portarono davanti al re solo ladruncoli e sospetti vagabondi, ma nessun reo di colpe che avrebbero richiesto il colpo di mazza o l'uso dei mezzi di tortura. Il re, che si era preparato a una seduta piacevole, fu deluso e irritato e interrogò in modo severissimo i piccoli irregolari che gli avevano sottoposto, cercando di estorcere a ognuno l'ammissione di un crimine più grave di quello di cui era accusato. Ma sembrava che i ladruncoli fossero innocenti di tutto tranne che i loro furtarelli e i vagabondi di nulla di peggio che vagabondare, tanto che Uvoran pensò che quella mattina non si sarebbe divertito affatto. Una bastonatura fu la pena più grave che poté comminare legalmente a quei bricconi di mezza tacca.
«Portate via questi rubagalline!» gridò alle guardie mentre la corona tremava sulla sua fronte e l'uccello Gasolba sembrava annuire o fare un inchino. «Toglietemeli da davanti perché inquinano la mia presenza!» «Dategli 100 colpi di legno d'erica, quello duro, sulla pianta di ogni piede. E non dimenticate i talloni, eh?» «Poi fateli uscire da Aramoam e accompagnateli fino all'immondezzaio pubblico. Andranno a quattro zampe, ma se sono troppo lenti, pungolateli con il tridente arroventato!» Prima che le guardie potessero obbedire, due gendarmi in ritardo entrarono nella sala di giustizia, scortando un individuo bizzarro e molto sgradevole che strattonavano con i lunghi uncini a molte punte in uso ad Aramoam per catturare malfattori e persone sospette. Sebbene gli uncini sembrassero conficcati nella carne oltre che negli stracci di cui era vestito, il prigioniero saltava perpetuamente a una certa altezza come una capra e i suoi catturatori erano costretti a seguirlo in quelle vivaci ma poco dignitose capriole. A volte facevano l'effetto di un terzetto di acrobati. Dopo un ultimo volo in cui i giannizzeri furono trascinati in aria come le code di un aquilone, l'incredibile personaggio si fermò davanti a Euvoran. Il re lo guardò stupito, battendo gli occhi incredulo, ma non fu minimamente ammorbidito dalla singolare agilità con cui egli si inchinò fino al pavimento, compromettendo l'equilibrio dei gendarmi che finirono distesi davanti al trono. «Ah, e questo chi sarebbe?» disse il re con voce minacciosa. «Un altro vagabondo, sire», risposero i gendarmi senza fiato, non appena ebbero riguadagnato una posizione rispettosamente inclinata. «Camminava nel modo che hai visto per il grande viale di Aramoam e avrebbe attraversato la città senza fermarsi né moderare l'altezza dei salti se non l'avessimo arrestato». «È un comportamento molto sospetto», brontolò Euvoran speranzoso. «Prigioniero, dichiara il tuo nome, nascita e occupazione, nonché i crimini nefandi di cui senz'altro ti sei macchiato». Il prigioniero era strabico e sembrò che abbracciasse in un'occhiata sola Euvoran, il mazziere reale, il torturatore di corte e i suoi strumenti. Era sgraziato in modo straordinario. Naso, orecchie e altre parti possedevano una mobilità innaturale e faceva continue smorfie, tanto che la barba sporca si agitava e ripiegava come alghe in un mulinello. «Ho molti nomi», rispose con una voce insolente e il cui tono suonò particolarmente sgradevole a Euvoran, che sentì i denti legarsi come quando un metallo gratta sul vetro. «Circa la mia nascita e occupazione, o re, non ti servirebbe a molto conoscerle». «Uomo, sei franco e rude, ma devi rispondere lo stesso, altrimenti sarai interrogato dalle tenaglie roventi», gridò Euvoran. «Allora sappi che sono un negromante e sono nato in un paese dove l'alba e il tramonto vengono insieme e la luna ha lo stesso splendore del sole». «Ah, un negromante!» sbuffò il re. «Non sai che a Ustaim la negromanzia è un reato capitale? Ma troveremo il modo di dissuaderti dalla pratica di certe infamie». A un segno di Euvoran, i gendarmi portarono il prigioniero verso gli strumenti di tortura. Con loro gran sorpresa e nonostante la precedente vivacità, lo straniero accettò supinamente di essere incatenato sul letto di ferro che serviva ad allungare un bel po' le membra degli occupanti. L'addetto ufficiale a quei miracoli cominciò a manovrare le leve e il letto, poco a poco, si allungò con un cupo grattare fino a che sembrò che le giunture del prigioniero stessero per spezzarsi. La sua statura aumentò centimetro dopo centimetro e benché la trazione gli avesse guadagnato alla lunga più di mezzo cubito, non sembrava a disagio. Tra lo stupore dei presenti fu chiaro che l'elasticità delle sue braccia, delle gambe e del corpo intero superavano i limiti dello strumento che aveva ormai raggiunto la massima estensione. Assistendo al prodigio, tutti erano ammutoliti ed Euvoran si alzò dal trono per avvicinarsi al letto, come se davanti a un fatto così enorme dubitasse dei suoi occhi. Il prigioniero disse: «Sarà meglio che mi liberi, re Euvoran». «Lo decidi tu?» gridò il re furibondo. «Non è così che ci comportiamo contro i malvagi, Austaim!» Fece segno al carnefice, che si precipitò con la terribile mazza sollevata.
ricada sulla tua testa!» disse il negromante, alzandosi immediatamente dal letto di pena e spezzando i ceppi come se fossero catene d'erba. Poi, chinandosi dalla terribile altezza che aveva acquistato con la tortura, puntò un indice lungo e nero come quello di una mummia sulla corona del re. Nello stesso momento pronunciò una parola straniera che risuonò acuta e antica come il verso degli uccelli migratori quando di notte volano verso rive sconosciute. Meraviglia! In risposta alla parola segreta, dalla testa di Euvoran venne un forte battito d'ali e il re sentì la fronte alleggerita dal sacro e abituale peso della corona. Un'ombra oscurò la sua faccia e tutti i presenti, lui compreso, videro il gasolba impagliato spiccare il volo, pur essendo stato ucciso 200 anni prima dai marinai sbarcati su un'isola lontana. L'uccello, splendore assoluto, tornato in vita, aveva le ali allargate come se dovesse partire e stringeva nei formidabili artigli il prezioso cerchio della corona. Per un attimo si librò sul trono, tenuto d'occhio dal re, che era ammutolito dal timore e dalla costernazione. Poi la coda bianca si aprì a raggiera con un ronzio metallico e il gasolba attraversò rapidamente le porte aperte, simile a un sole volante che da Aramoam andasse verso il mare nella luce del mattino. Con grandi salti e balzi caprini il negromante lo seguì e nessuno cercò di fermarlo. Ma quelli che lo avevano visto lasciare la città giurarono che si era diretto a nord sulla spiaggia oceanica, mentre l'uccello aveva puntato a est, forse deciso a raggiungere l'isola favolosa in cui era nato. Da allora in poi il mago non fu mai più visto a Ustaim, come se un sol balzo lo avesse trasportato in regni misteriosi. Tuttavia l'equipaggio di una galea mercantile proveniente da Sotar, approdata successivamente ad Aramoam, riferì che il gasolba li aveva sorvolati a metà percorso e che nei suoi colori stupendi si dirigeva verso il sorgere del sole. Aggiunsero che la corona d'oro multicolore con 13 gemme preziose era sempre fra gli artigli dell'uccello. Erano uomini esperti di arcipelaghi meravigliosi e avevano assistito a numerosi prodigi, ma quello era un portento rarissimo e senza precedenti. Re Euvoran, così stranamente derubato della corona aviaria e con la calvizie rudemente esposta ai ladri e vagabondi nella sala di giustizia, sembrava colpito da un'improvvisa folgore degli dei. Se il sole fosse diventato nero nei cieli o se le mura del palazzo gli fossero crollate intorno, il suo sbalordimento non avrebbe potuto essere maggiore. Gli sembrò che la sua regalità fosse perduta insieme alla corona che rappresentava l'emblema e il talismano dei suoi padri. Inoltre, la cosa era assolutamente contro natura, perché erano state annullate sia le leggi degli uomini che quelle degli dei. Mai nella storia o nella fiaba un uccello morto si era alzato in volo dal regno di Ustaim. La perdita costituiva veramente una calamità, ed Euvoran, che aveva indossato un voluminoso turbante di sciamito porpora, tenne consiglio con i più saggi ministri a proposito del dilemma di stato che era sorto. I ministri non erano meno angustiati e perplessi del re, perché l'uccello e il cerchio della corona non si potevano sostituire. Nel frattempo, la voce della sventura si era diffusa in tutta Ustaim. Il paese era in preda alla confusione e a dubbi angosciosi, tanto che una parte della popolazione cominciò a mormorare di nascosto contro Euvoran. Sostenevano che nessuno poteva definirsi regnante legittimo senza la corona del gasolba. Poi, come era abitudine dei re in tempi di emergenza nazionale, Euvoran riparò al tempio in cui abitava il dio Geol, un'entità terrestre che costituiva la principale divinità di Aramoam. Solo, con la testa scoperta e i piedi nudi come voleva la legge gerarchica, entrò nell'oscuro locale interno dove il simulacro di Geol, panciuto e avviluppato in un manto di porcellana color terra, stava eternamente sdraiato sulla schiena e guardava il pulviscolo in un piccolo raggio di sole che entrava da una feritoia nella parete. Inginocchiatosi nella polvere che si era accumulata intorno al dio per anni, il re rese omaggio a Geol e implorò una profezia che lo illuminasse e guidasse nel bisogno. Dopo un poco, una voce che usciva dall'ombelico della divinità e somigliava a un rombo sotterraneo che avesse acquistato la parola, disse al re Euvoran: «Voglio cercare il gasolbo nelle isole che si trovano sotto il sole d'Oriente. Gauro, sulle coste remote dell'Aurora, vedrai ancora un uccello vivente
che è il simbolo e la fortuna della tua dinastia. E una volta trovatolo, dovrai ucciderlo di tua mano. Euvoran fu molto confortato dall'oracolo perché le risposte del dio erano ritenute infallibili. Inoltre, gli sembrava che avesse alluso in termini non ambigui alla necessità di recuperare la corona di Ustaim, nella quale l'uccello resuscitato costituiva la parte superiore. Così, tornato al palazzo reale, mandò a chiamare i comandanti delle più scelte navi da guerra, che in quel momento si trovavano all'ancora nel tranquillo porto di Aramoam, e ordinò di fare i preparativi per un lungo viaggio a Oriente, tra gli arcipelaghi del mattino. Quando fu tutto pronto, Re Euvoran salì a bordo dell'ammiraglia, una vasta quadrireme con remi di quercia tenera e vele di bisso robusto tinte di rosso oro. Dall'albero maestro sventolava un lungo gonfalone sul quale il Gasolba era ritratto nei suoi colori naturali in campo blu cobalto come il cielo. Rematori e marinai erano possenti neri del nord, mentre i soldati che costituivano l'equipaggio militare erano fieri mercenari di Xilac, a occidente. Il re prese a bordo alcune concubine e i buffoni del palazzo, oltre a una serie di servitori personali. Portò un'ampia provvista di liquori e vivande rare, in modo che durante il viaggio non gli mancasse niente. Ricordando la profezia di Geol, il sovrano si armò di un arco e una faretra con frecce piumate di pappagallo, più una fionda in pelle di leone e una cerbottana di bambù nero che sparava piccoli dardi avvelenati. Parve che gli dei favorissero il viaggio, perché la mattina della partenza il vento soffiava forte da occidente e la flotta, che contava 15 navi, fu sospinta a gonfie vele verso il sole appena sorto dal mare. Ben presto, gli addii e i saluti che il popolo gridava dai moli furono ridotti al silenzio dalla distanza e le case di marmo che sorgevano sui quattro colli di Aramoam e i loro palmizi scomparvero nella riga azzurra della costa che le acque nascondevano ormai quasi del tutto. Da quel momento e per molti giorni i rostri di ferro delle galee fendettero il mare color indaco che si estendeva intatto su ogni lato e fino al cielo senza nuvole di un blu intenso. Fidando nell'oracolo di Geol, il dio terrestre, che non aveva mai mancato di parola ai suoi padri, il re pensava soltanto a divertirsi e fare il suo solito. Disteso sotto un baldacchino zafferano a poppa della quadrireme, versava da una caraffa smeraldo i vini e i liquori che aveva fatto invecchiare nelle cantine del palazzo e nei quali era riuscito a conservare il calore dei soli antichi, ardenti, ormai scesi dietro il nero orizzonte dell'oblio. Rideva alle sconcezze dei suoi buffoni, le instancabili vecchie battute che avevano fatto ridere i re dei continenti perduti nel passato. Le sue donne lo distraevano con giochi erotici più antichi di Roma e Atlantide, ed egli teneva sempre a portata di mano, vicino al suo posto, le armi con cui sperava di dare la caccia e uccidere l'uccello Gasolba, come predetto dall'oracolo di Geol. I venti erano di buon auspicio e non cadevano. La flotta avanzava veloce e le splendide vele sventolavano rumorosamente. I lunghi stendardi seguivano come fiamme tese al vento. Dopo due settimane arrivarono a Sotar, le cui basse coste popolate di cassie e palme da sagù interrompevano lo spettacolo dell'oceano per 100 leghe da nord a sud. A Loithe, il porto principale, si fermarono per chiedere notizie del Gasolba e vennero a sapere che era passato su Sotar. Alcuni abitanti aggiunsero che un astuto stregone dell'isola, certo Iffibos, aveva attirato l'uccello con le arti magiche e l'aveva chiuso in una gabbia di sandalo. Così il re scese a Loithe, ritenendo di aver quasi concluso la ricerca, e con alcuni dei suoi comandanti e soldati andò a trovare Iffibos, che abitava in una valle nascosta fra le montagne al centro dell'isola. Fu un viaggio noioso e Euvoran fu particolarmente infastidito dalle grosse e cattive mosche di Sotar che non rispettavano i re ma si infilavano continuamente sotto il turbante. E quando, dopo qualche ritardo e diversione nella giungla profonda, arrivò alla casa di Iffibos che sorgeva su un alto e impervio dirupo, il re scoprì che l'uccello era soltanto uno dei variopinti avvoltoi della regione, ammaestrato da Iffibos per il suo divertimento.
Yuvoran tornò a Loithe, dopo aver declinato piuttosto rudemente l'invito dello stregone, il quale voleva mostrargli le insolite prodezze falconiere cui aveva abituato l'avvoltoio. A Loithe, il re non indugiò più del tempo necessario a trasportare a bordo 50 giare del buonissimo arak, in cui sotare celle su tutte le terre orientali. Poi, costeggiando i dirupi e i promontori a sud dell'isola, dove il mare schiumava fragorosamente nelle caverne lunghe ben più di un chilometro, le navi di Euvoran lasciarono Sotar e arrivarono a Tosk, i cui popoli somigliavano più a scimmie o lemuri che a esseri umani. Euvoran chiese a quelle genti notizie del Gasolba e in risposta ricevette soltanto versi animaleschi. Il re ordinò allora che i soldati catturassero alcuni di quei selvatici isolani e li crocifiggessero alle palme da cocco per la loro inciviltà. Per un giorno intero gli armati inseguirono l'agile popolo di Tosk fra gli alberi e i massi di cui l'isola abbondava, senza riuscire però a catturarne uno. Il re si accontentò di crocifiggere al loro posto alcuni soldati che non avevano saputo obbedire all'ordine, poi fece vela sull'atollo Yumatot, i cui abitanti erano per la maggior parte cannibali. Oltre Yumatot, che per i naviganti di Ustaim rappresentava di solito il limite dei viaggi a Oriente, i vascelli entrarono nel Mar di Ilos e cominciarono la navigazione di coste parzialmente mitiche e isole descritte soltanto nei racconti. Scendere nei particolari del viaggio che Euvoran e i suoi comandanti proseguirono verso il sorgere del sole sarebbe tedioso. Varie e innumerevoli furono le meraviglie e stranezze che trovarono negli arcipelaghi oltre Yumatot, ma non scorsero una sola penna del Gasolba, e neppure gli antichi abitanti di quelle isole l'avevano avvistato. Comunque, nel passare in mezzo agli atolli sconosciuti, il re poté ammirare parecchi uccelli di specie misteriose e dalle ali magnifiche. Approdando spesso, fece pratica con il suo arco a spese di lorichetti, uccelli lira e fregate, mentre ai cacatua diede la caccia con la cerbottana. Sulle spiagge deserte inseguì il dodo e il dinornite. Una volta, in un mare che brulicava di rocce alte e nude, la flotta venne assalita da possenti grifoni che piombavano dai nidi costruiti sui dirupi e le cui ali brillavano al sole meridiano come ottone. Facevano un verso aspro, simile al cozzo di scudi in battaglia. Essendo feroci e pertinaci, i grifoni poterono essere cacciati solo con ripetuti lanci di macigni dalle catapulte di bordo, ma non fu un'impresa facile. Più le navi si spingevano a est, più sbucavano moltitudini di uccelli da ogni parte. Alla quarta luna dopo la partenza da Aramoam, nell'ora del tramonto, i vascelli si avvicinarono a un'isola misteriosa che si presentava con nudi e neri dirupi di basalto alti ben oltre 1000 metri. Intorno alla cui base il mare gridava con rabbia impotente. Fra le pareti a precipizio non si sentivano battiti d'ali né versi di uccelli. L'isola era coperta di cipressi nodosi che sarebbero potuti crescere in un cimitero esposto ai venti, e quando fu immersa nell'alone del tramonto sembrò inzuppata di sangue raggrumato. In cima ai dirupi vi erano strane gronde su colonne che facevano pensare alle abitazioni di antichi trogloditi, ma apparentemente inaccessibili all'uomo. Le grotte di vario aspetto, che pur costellavano la superficie dell'isola per leghe, erano prive di tracce di vita. Euvoran ordinò ai comandanti di gettare l'ancora, deciso a cercare un approdo la mattina dopo. Nella sua ansia di ritrovare il Gasolba, non avrebbe trascurato di esaminare nessuno scoglio del mare orientale, neanche il più improbabile, né di informarsi sul luogo. Il buio cadde presto, senza luna, finché le navi alla fonda poterono vedersi soltanto grazie alle lanterne. Euvoran cenava nella sua cabina, sorseggiando l'arak dorato di Sotar fra un boccone di gelatina di mango e uno di carne di fenicottero. A parte qualche uomo di guardia su ogni nave, marinai e soldati sedevano a mensa e i rematori mangiavano fichi e lenticchie nei loro banchi. A un tratto le sentinelle lanciarono vivaci grida di allarme che cessarono un attimo dopo, mentre ognuna delle grandi navi ondeggiava e si inclinava nell'acqua, come schiacciata da un peso mostruoso. Nessuno sapeva cosa fosse successo, ma dovunque c'era agitazione e confusione, mentre qualcuno diceva che i pirati avevano attaccato la flotta.
Quelli che spiavano dai boccaporti e dalle feritoie dei remi videro che le lanterne delle navi vicine erano spente e nell'aria turbinava qualcosa che faceva pensare a nuvole basse nel buio. Un nugolo di orrende creature nere, grandi come uomini e alate come upupe, si aggrappavano ai remi a centinaia. Quelli che osarono avvicinarsi ai portelli aperti scoprirono che i ponti, le vele e gli alberi erano affollati di creature simili. Dovevano essere di abitudini notturne ed erano venute come pipistrelli dalle caverne di tutta l'isola. Poi, come esseri dell'incubo, i mostri cominciarono a entrare dai boccaporti e ad assalire gli altri ingressi, ferendo con artigli terribili quelli che osavano opporsi. Ostacolati dalle ali, all'inizio furono allontanati con lance e frecce, ma tornarono sempre più numerosi e in massa. Emettevano un pigolio attenuato che ricordava quello dei pipistrelli, ed era chiaro che si trattava di vampiri, perché tutte le volte che riuscivano a trascinare un uomo a terra, quelli che potevano avvicinare la bocca lo succhiavano senza controllarsi, fino a quando restava poco più che un mucchio di pelle e ossa. I banchi superiori, aperti al cielo per metà, furono invasi rapidamente e i loro occupanti sopraffatti dall'orribile sciame. I rematori che si trovavano nei ponti inferiori, invece, gridarono che l'acqua di mare entrava dalle feritoie perché la nave, sopraffatta dal peso, ormai affondava. Gli uomini di Euvoran combatterono contro i vampiri tutta la notte, ai portelli e ai boccaporti, dandosi il cambio quando erano esausti. In quelle ore molti furono presi e dissanguati sotto gli occhi dei compagni. I vampiri, a quanto pareva, non potevano essere uccisi con le armi dei mortali, ma potevano essere feriti, e il sangue di cui si erano ingozzati sprizzava dai corpi come se fossero fontane. Si addensarono sulla flotta sempre più numerosi, finché le biremi cominciarono ad andare a picco e i rematori che si trovavano nei ponti inferiori di alcune triremi e quadriremi finirono per annegare. Re Euvoran era furioso per l'indegna gazzarra che aveva interrotto la sua cena e quando l'ambrato Arak si versò dalle coppe e le carni pregiate finirono sul pavimento a causa dei violenti scossoni della nave, fu pronto a uscire dalla sua cabina armato di tutto punto per affrontare di persona gli impuniti miscredenti. Ma quando tentò di aprire la porta, sentì un pigolio infernale provenire dagli oblò alle sue spalle. Le donne che erano con lui cominciarono a gridare, i buffoni a urlare terrorizzati. Alla luce delle lampade, il re vide un brutto muso con i denti e le narici di un chirottero che si affacciava da un boccaporto. Cercò di respingerlo e poi, fino all'alba, lottò contro i vampiri con le armi che aveva deciso di usare contro il Gasolba. Il comandante della nave, che era a cena con lui, stette a guardia di un secondo boccaporto con la spada. Le altre vie d'accesso furono tenute da due eunuchi del re armati di scimitarra. Nella lotta, i difensori della cabina furono aiutati dalla piccolezza delle aperture, che non avrebbero in ogni caso permesso il facile passaggio degli attaccanti alati. Dopo molte ore di buio e monotona, orribile lotta, l'oscurità cedette il posto a un cielo brunastro e i vampiri si alzarono in una nuvola nera, tornando alle caverne di cui erano crivellate le pareti altissime dell'isola senza nome. Con il cuore pesante, Euvoran fece il bilancio dei danni arrecati alla sua orgogliosa flotta da guerra. 7 dei 15 vascelli erano affondati nella notte, appesantiti e trascinati a fondo dalle orribili orde delle upupe, mentre i ponti degli altri erano coperti di sangue come mattatoi. Metà dei rematori, marinai e soldati erano ridotti a vuote sacche di pelle da cui i grandi pipistrelli si erano abbeverati avidamente. Vele e stendardi erano ridotti in stracci. E ovunque, dalla prua al timone delle galee reali, regnavano la lordura e il fetore dello stinfalo. Così, per evitare di essere sorpresi una seconda volta dagli abitanti alati della maledetta isola, il re ordinò ai comandanti superstiti di levare le ancore. Le 8 navi con l'acqua che ancora allagava le stive e alcune con i cadaveri dei rematori al loro posto nei banchi inferiori si avviarono lente e pesanti a oriente finché le pareti butterate dell'isola a poco scomparvero nel mare. A sera non c'erano terre in vista e dopo 2 giorni passati al sicuro dai vampiri arrivarono a un'isola corallina bassa nell'onda con una pacifica laguna popolata solo da uccelli marini. Là, finalmente, Euvoran fece una pausa per riparare le vele strappate, pompare l'acqua dalle stive e lavare i ponti dal sangue e altre lordure.
Nonostante il disastro, il re non dubitò minimamente del suo proposito, che consisteva nel fare vela fino alle fonti del giorno e ritrovare, secondo la predizione di Geol, il Gasolba fuggito per ucciderlo con la sua mano regale. Per un'altra luna passarono fra nuovi e più strani arcipelaghi, penetrando profondamente nelle regioni del mito e della favola. Avanzarono nei mattini amaranto solcati di pappagallini d'oro e nel mare gonfio di mezzogiorno di un ardente color zaffiro, mentre i fenicotteri rosa li superavano per raggiungere spiagge inviolate e perdute. Le stelle cambiarono e sotto i segni di uno zodiaco dalle figure straordinarie sentirono il malinconico richiamo dei cigni che volavano a sud, fuggendo l'inverno di regni che era impossibile scoprire e in cerca dell'estate di mondi di cui non esistevano mappe. I membri della spedizione parlarono con uomini favolosi ammantati delle piume larghe un braccio dell'uccello Rock, che lasciavano profonde tracce alle loro spalle. E uomini che si coprivano con le piume dell'estinto Epiornis, l'uccello elefante. Conobbero un popolo grottesco con il corpo rivestito di un piumaggio simile a quello dei pulcini appena covati, altri la cui pelle era punteggiata di penne giovani e sanguigne, ma in nessun luogo sentirono parlare del Gasolba. A metà di una mattina, quando era da poco cominciato il sesto mese di viaggio, dal mare salì una nuova e sconosciuta riva che curvava per molti chilometri da nord-est a sud-ovest e presentava approdi riparati, dirupi e spuntoni altissimi con in mezzo vallette erbose. Mentre le galee si dirigevano verso l'isola, Euvoran e i suoi comandanti videro che su alcuni dei dirupi più aguzzi svettavano delle torri, ma che nella baia sottostante non c'erano navi o altre imbarcazioni. La baia stessa era un intrico di alberi verdi ed erba. Avvicinatisi ed entrati in porto, non videro altri segni di abitanti umani che le torri costruite in alto. Ma era un posto pieno di una straordinaria varietà di uccelli, le cui dimensioni variavano dalle piccole cince e dei passeracei fino a creature che avevano un'apertura alare maggiore dell'aquila e del condor. Volavano in circolo sulle navi, in stormi o in gruppi misti, e sembravano allo stesso tempo curiosi e cauti. Euvoran vide che una folta rappresentanza dei volatili, per chiamarla così, andava e veniva tra i boschi, il dirupo e le torri. Pensò che il luogo fosse un plausibile rifugio del Gasolba, e quindi, armatosi per la caccia, approdò con una scialuppa che conteneva parecchi dei suoi uomini. Gli uccelli, anche i più grandi, erano evidentemente timidi e inoffensivi. Quando il re ebbe messo piede sulla spiaggia, quelli che presero il volo per l'interno o cercarono riparo sui più alti roccioni e pinnacoli furono tanto numerosi che persino le chiome degli alberi se la diedero a gambe, o fu questa la sensazione. Della moltitudine che si era vista fino a poco prima non rimase nessuno, ed Euvoran si meravigliò di una simile strategia. Ma era pure esasperato, perché non voleva andarsene senza un trofeo della propria abilità, fosse o non fosse l'uccello Gasolba. Il comportamento dei pennuti gli sembrò tanto più strano in quanto l'isola era immersa nella solitudine. Non esistevano sentieri, a parte quelli praticati dagli animali del bosco. Alberi e prati erano assolutamente selvatici e incolti, e le torri parevano abbandonate con gli uccelli marini e della terraferma che entravano e uscivano in volo dalle finestre vuote. Il re e i suoi uomini esplorarono palmo a palmo i boschi disabitati che delimitavano la spiaggia e arrivarono davanti a un ripido pendio coperto di cespugli e cedri nani, il cui lato superiore si avvicinava a un fianco della torre più alta. Alla base del pendio Euvoran vide un piccolo gufo che dormiva su uno dei cedri, come se fosse ignaro del rumore provocato dagli altri uccelli in volo. Euvoran incoccò una freccia e abbatté il gufo, anche se normalmente avrebbe risparmiato una preda così insignificante. Stava per raccogliere l'uccello caduto quando uno degli uomini che lo accompagnavano mandò un grido di allarme. Il re, chino sotto il fogliame del cedro, girò la testa e scorse un gruppo di uccelli colossali, i più grandi che avesse mai visto, calare tutti dalla torre come fulmini dal cielo. Prima che riuscisse a incoccare un'altra freccia, piombarono su di lui e battendo le ali fecero un gran rumore di tamburi. Euvoran fu gettato a terra in un attimo, sicché poté vedere soltanto una tempesta di piume velocissime e spaventose, un impeto di becchi e artigli crudeli.
Prima che gli uomini della scorta fossero in grado di andare in suo aiuto, uno degli uccelli infilò i grandi artigli nel cappuccio del mantello reale che ricadeva sulle spalle, senza risparmiare la carne. E lo trasportò sulla torre in cima al dirupo con la stessa facilità con cui un girfalco solleva un leprotto. Il re era impotente. L'arco gli era sfuggito di mano durante l'attacco degli uccelli, la cerbottana era caduta dalla cintura in cui l'aveva infilata e frecce e dardi si erano sparsi sul terreno. Non aveva altre armi che un'affilata daga della misericordia, ma non era possibile usarla contro il suo catturatore a mezz'aria. Vide la torre avvicinarsi rapidamente, mentre un volo di uccelli più piccoli lo circondava tra alte strida in segno di derisione fino ad assordarlo. Il re si sentì male per l'altezza a cui era stato portato e la violenza dell'ascesa. Con la testa che gli girava, vide le pareti della torre scomparire dietro di lui e lasciare il posto a grandi finestre che sembravano anche porte. Poi, mentre il malessere gli dava i conati di vomito, fu trasportato in una delle finestre e gettato rudemente sul pavimento di una stanza alta e spaziosa. Per un po' giacque riverso, limitandosi a vomitare senza far caso all'ambiente. Poi, riprendendosi un poco, si alzò e si mise a sedere, scorgendo davanti a sé una specie di pedana con un enorme trespolo d'oro fiammante e avorio giallo, fatto a forma di luna crescente con le punte in su. Il trespolo era sorretto lateralmente da due pali di gaietto nero che sembravano screziati di sangue. Su di esso troneggiava un uccello gigantesco e stranissimo che fissava Euvoran con espressione cupa, austera e spaventosa. Pareva un imperatore che scruta il miserabile reo di qualche reato degradante e che i soldati hanno gettato ai suoi piedi. Il piumaggio dell'uccello era color porpora di Tiro e il becco sembrava un piccone di bronzo chiaro che in punta brillava verdastro, mentre gli artigli ferrei con cui si teneva al trespolo erano più lunghi delle dita di un guerriero in armatura. La testa era ornata di piume turchesi e ambra gialla simili a una corona a molte punte, mentre sul collo lungo e senza piume, anzi ruvido e coperto di scaglie, portava una collana fatta di teste umane e animali, donnole, gatti selvatici, ermellini e volpi, tutte ridotte alle stesse dimensioni e non più grandi di un'arachide. Euvoran rimase terrorizzato dall'aspetto dell'uccello e la sua preoccupazione non diminuì quando vide che altri volatili di dimensioni inferiori soltanto all'esemplare regale erano sistemati su trespoli meno alti e lussuosi, simili ai dignitari di un regno davanti al sovrano. Alle spalle dell'uomo c'erano l'uccello che lo aveva rapito in volo e i suoi compagni che facevano la guardia. Poi, con assoluta confusione di Euvoran, il grande volatile con le penne porpora si rivolse a lui nel linguaggio umano. Usando un tono severo e magniloquente, disse con voce maestosa: «Oh, feccia umana, sei stato uno spericolato a turbare la pace di Ornava, isola sacra agli uccelli in cui per puro capriccio uccidesti uno dei miei sudditi. Sappi che io sono il monarca di tutte le creature che volano, camminano e nuotano e guadano i fiumi su quest'orbe terraqueo e che Ornava è la mia capitale. Sarai punito secondo giustizia per il tuo crimine, ma se hai qualcosa da dire in tua difesa, io ti ascolterò, perché non permetto che neppure il più vile tra i vermi della terra o il più pernicioso possa accusarmi di iniquità e tirannide». A quelle parole Euvoran, piuttosto infuriato, anche se in cuor suo spaventato a morte, rispose all'uccello dicendo: «Sono venuto in cerca del gasolba che ornava la mia corona a Ustaim. Mi è stato rubato, insieme alla corona stessa, per l'incantesimo di un negromante senza legge. Sappi che io, re di Ustaim, non mi inchino davanti a nessun uccello, neanche il più potente della specie». Al che il signore degli uccelli, stupito e indignato più di prima, fece una serie di domande e interrogò severamente Euvoran a proposito del gasolba. Sentendo che l'uccello era stato ucciso dai marinai e poi impagliato, e che lo scopo del viaggio di Euvoran era di trovarlo e ucciderlo per la seconda volta, impagliandolo di nuovo se necessario, il sovrano gridò con voce potente e incollerita: «Nulla di quel che hai detto è servito a difenderti.
anzi ti ha dimostrato colpevole di un crimine doppio e un'infamia tripla. Perché possedevi l'abominevole trofeo che sovverte la natura. Nella mia torre, come è giusto e appropriato, io conservo i corpi di uomini che i miei tassidermisti hanno impagliato per me, ma non è intollerabile che l'uomo faccia lo stesso agli uccelli. Dunque, in nome della giustizia e dell'equilibrio, io ti consegno alle cure dei tassidermisti. Credo che un re impagliato, anche se re della feccia, farà una bella figura nella mia collezione. Infine si rivolse alle guardie di Euvoran e disse: «Portate via questa canaglia! Mettetelo nella gabbia per uomini e sorvegliatelo attentamente!» Euvoran, spinto e incamminato dai becchi delle guardie, fu costretto a salire una specie di scala inclinata con ampi gradini di teak che portavano a una stanza superiore, situata in cima alla torre. Al centro del nuovo locale c'era una gabbia di bambù di capacità più che sufficiente a contenere 6 uomini. Il re fu sospinto nella gabbia e gli uccelli chiusero la porta della prigione con le zampe che avevano la destrezza di dita umane. In seguito uno dei guardiani rimase accanto alla gabbia, tenendo d'occhio Euvoran attraverso le sbarre, mentre gli altri si involarono da una grande finestra e non tornarono più. Il re sedette su un pagliericcio perché la gabbia non conteneva di meglio per il suo conforto. La situazione gli sembrava spaventevole e poco dignitosa, e la disperazione lo sopraffece. Che un uccello parlasse la lingua degli uomini e la usasse per insultare e svilire la specie umana non lo aveva soltanto stupito, ma addolorato. Ed era altrettanto mostruoso che a un volatile fosse riconosciuto lo stato di re, con il potere di un sovrano e servitori pronti a fare il suo volere. Meditando su quei prodigi alla rovescia, Euvoran aspettava la fine nella gabbia per uomini. Dopo un po' gli furono portati acqua e grano crudo in recipienti di terracotta, ma non riuscì a mangiare i chicchi. Durante il pomeriggio il re sentì grida di uomini e di uccelli ai piedi della torre e all'improvviso, su tutto il resto, un clamore di armi e il tonfo di massi che si staccavano dal dirupo. Euvoran seppe così che i soldati e i marinai del suo equipaggio, vistolo prigioniero nella torre, attaccavano per liberarlo. Il fracasso aumentò, raggiungendo il livello di una tremenda e atroce cacofonia. Poi vennero le grida dei feriti a morte e una serie di versi furiosi e striduli che ricordavano le arpie in battaglia. Infine il clamore scemò del tutto. Le urla si smorzarono. Ed Euvoran seppe che i suoi uomini non erano riusciti a prendere la torre. La speranza tramontò nel suo cuore e morì in una nera e dolorosa oscurità. Il pomeriggio passò così, declinando verso il mare. I raggi orizzontali del sole entravano da una finestra a occidente e toccavano il re, tingendo le sbarre della gabbia in una parodia dell'oro. Alla fine la luce abbandonò la stanza e venne il crepuscolo, disegnando una tremula ragnatela fantasma nell'aria incolore. Dopo il tramonto e prima del buio, una guardia notturna venne a dare il cambio all'uccello diurno che sorvegliava il re prigioniero. Il nuovo venuto era un nittalopo che aveva grandi occhi gialli e sembrava più alto dello stesso Euvoran. Aveva più o meno l'aspetto di un gufo e lo stesso tipo di piumaggio, ma era più corpulento e le zampe erano quelle robuste di un megapode. Il re fu tristemente impressionato dagli occhi dell'uccello, che ardevano come due sfere sempre più accese man mano che l'oscurità infittiva. A un tratto spuntò la luna, che aveva da poco passato la fase piena, e la stanza fu inondata da una luce spettrale color mercurio. Gli occhi dell'uccello sbiadirono ed Euvoran concepì un piano disperato. I suoi catturatori, che pensavano avesse ormai perduto tutte le armi, avevano dimenticato di togliergli la daga che portava alla cintola. Un'arma detta della misericordia, ma lunga, a doppio filo e con la punta aguzza come quella di un ago. Euvoran impugnò la daga sotto il mantello e finse di sentirsi male. Fra lamenti, gemiti e convulsioni si gettò contro le sbarre. Proprio come aveva sperato, il gran nittalopo si avvicinò e piegò la testa da gufo fra le sbarre. Allora il re, fingendo una convulsione più grave, estrasse la daga dal fodero e colpì rapidamente la gola sporgente dell'uccello.
L'astuto colpo andò a segno, aprendo le arterie profonde, e i versi del gufo furono soffocati dal suo stesso sangue. La vittima cadde sbattendo le ali rumorosamente, ed Euvoran temette che quel suono svegliasse tutti gli abitanti della torre. Ma le sue paure erano infondate, perché non arrivò nessuno, e presto le ali del gufo si acquietarono, mentre di lui non restava che un gran mucchio di penne arruffate. Euvoran procedette con il suo piano e fece saltare senza difficoltà il lucchetto della porta di bambù, facilmente raggiungibile tra le sbarre. Poi, guadagnata la cima della scala di teak che portava alla stanza inferiore, guardò e vide che il signore degli uccelli si era addormentato sul trespolo criselefantino e che aveva infilato sotto le piume il terribile becco a forma di piccone. Euvoran aveva paura di scendere perché il signore avrebbe potuto svegliarsi e vederlo, e inoltre i piani inferiori potevano essere sorvegliati da uccelli simili a quello che aveva ucciso. La disperazione si affacciò di nuovo, ma essendo abile e astuto per natura, Euvoran pensò a un altro piano. Con molta fatica e usando la misericordia, scorticò il grande uccello notturno e ripulì il sangue dalle piume come meglio poté. Poi le indossò personalmente con la testa del nittalopo che svettava sulla sua e due buchi per vedere tra le penne del collo. La pelle dell'uccello gli stava perfettamente perché Euvoran aveva un petto gonfio da piccione e una pancia altrettanto sporgente. Quanto alle gambe a forma di fuso, erano nascoste dalle pesanti zampe dell'animale. Imitando l'andatura e le movenze del gufo, il re scese la scala usando ogni cautela per fare il minimo rumore e non cadere. Il signore degli uccelli avrebbe potuto svegliarsi e riconoscere l'impostura. Ma il bestione era solo e continuò a dormire senza muoversi per tutto il tempo che Euvoran impiegò ad arrivare in fondo, attraversare la stanza e usare una seconda scala per scendere nel locale inferiore. Lì trovò molti grandi uccelli addormentati sui trespoli, passando tra i quali corse il rischio di morire di spavento. Alcuni si mossero un poco e fecero qualche verso nel sonno, come disturbati dalla sua presenza, ma nessuno lo ostacolò. Euvoran scese in una terza stanza e vide con sorpresa molte figure di uomini in piedi, alcuni vestiti da marinai, altri da mercanti, altri ancora nudi ma dipinti di ocra rossa e vivi di colori minerali, come i selvaggi. Sembravano rigidi e immobili per effetto di un incantesimo, e il re ne ebbe poco meno paura che degli uccelli, ma ricordando quello che gli aveva detto il gran capo, intuì che si trattava di prigionieri come lui, uccisi e conservati grazie all'arte della tassidermia aviaria. Tremando, scese in un'altra stanza e la trovò piena di gatti imbalsamati, tigri e serpenti, oltre a parecchi altri nemici degli uccelli. La stanza successiva costituiva il pian terreno della torre, dove porte e finestre erano sorvegliate da esemplari giganteschi simili a quello di cui Euvoran portava le piume. Si trattava di correre il pericolo più grande e mettere alla prova in modo decisivo il suo coraggio. Gli uccelli lo scrutarono attentamente con gli occhi gialli e lo salutarono con prolungati versi da gufi. Dietro le zampe, le ginocchia del re battevano una contro l'altra, ma imitando il loro verso in risposta. Euvoran superò le guardie e non fu molestato. Raggiunse un portale della torre, vide che era aperto e che il dirupo illuminato dalla luna non distava più di due cubiti sotto di lui. Saltò dalla soglia come un uccello e trovò la sua pericolosa via da un costone all'altro, fino a raggiungere l'estremità superiore del pendio in fondo al quale aveva ucciso il piccolo gufo. A quel punto la discesa fu più facile e a un tratto si trovò davanti ai boschi che fiancheggiavano la baia. Ma prima di poter entrare nella vegetazione, un sibilo di frecce lo sfiorò da vicino e una lo ferì leggermente. Euvoran gridò di rabbia e si liberò del vestito di piume d'uccello. In questo modo si salvò dalla morte per mano dei suoi stessi uomini, che si erano organizzati per tornare alla torre e attaccarla di notte. A sentir questo, il re perdonò il pericolo che gli avevano fatto correre scoccando le frecce, ma decise di non attaccare la torre e di lasciare l'isola al più presto. Tornato sull'ammiraglia, ordinò a tutti i comandanti di partire subito perché conosceva il potere malvagio del signore degli uccelli ed era più che preoccupato dal rischio di un inseguimento. Meglio mettere una buona distanza fra le sue navi e l'isola prima dell'alba. Così le galee salparono dalla baia tranquilla e, circumnavigando un promontorio a nord-est, fecero vela a oriente in direzione opposta alla luna.
Una volta nella sua cabina, Euvoran si concesse una gran varietà di cibi per compensare il digiuno nella gabbia. Beve un'intera damigianella di vino di palma e a questo aggiunse una giara del vigoroso arak biondo di Sotar. A metà fra mezzanotte e l'alba, quando l'isola di Ornava era ormai molto indietro, i timonieri delle navi avvistarono una nuvola d'ebano che sorgeva rapidamente a oscurare la luna. Salì ancora più in alto, allargandosi in un fronte temporalesco, finché il nubifragio colse la flotta di Euvoran e la spinse con la forza di un uragano infernale nel vortice di un caos senza stelle. Nel buio le navi furono divise e distanziate. All'alba la quadrireme del re si trovò sola in un tumulto verticale di onde e nuvole mischiate. L'albero maestro fu spezzato e così la maggior parte dei remi di quercia leggera. La nave sembrava un giocattolo in mano ai demoni della tempesta. Per 3 giorni e 3 notti, senza vedere un raggio di sole o la luce di una stella nel buio che ribolliva, il vascello fu scagliato sul mare come in balia di una cascata degli elementi che si gettava nell'abisso senza fondo oltre il confine del mondo. Il 4° giorno, nelle prime ore, le nuvole si aprirono un poco, ma il vento soffiava ancora come l'alito della perdizione. Allora, alzandosi oscuramente fra gli spruzzi e la nebbia, una terra visibile a stento si parò davanti alla prua. Tanto il timoniere che i rematori non riuscirono a far niente per spostare la nave condannata dalla sua rotta. Dopo un poco, con un gran cozzo del rostro scolpito e uno schianto di legno fatto a pezzi, il vascello urtò una bassa scogliera nascosta dalla schiuma e i ponti inferiori furono rapidamente allagati. La nave affondava, con la poppa sempre più inclinata e l'acqua che schiumava sulla murata sottovento. La riva che si estendeva oltre la scogliera era rocciosa, austera e visibile solo attraverso un velo furioso di mare ribollente. La speranza di raggiungere la terraferma era minima, ma prima che la nave ammiraglia affondasse sotto di lui, Euvoran si legò con le funi di cocco a una botte di vino vuota e si gettò dal ponte inclinato. Gli uomini che non erano ancora annegati o che non erano ancora stati lanciati fuori bordo dal tifone saltarono nel mare grosso e mulinante a seguito del re, alcuni affidandosi soltanto alla propria bravura di nuotatori e altri aggrappandosi a botti, aste di legno o tavole. La maggior parte fu inghiottita dai gorghi furiosi o sbattuta a morte sugli scogli. Di tutto l'equipaggio sopravvisse soltanto il re, che fu gettato a riva con il respiro non ancora mozzato dalla forza del mare. Mezzo annegato e privo di sensi, Euvoran rimase dove le onde lo avevano sputato, sulla spiaggia che ora lo riparava. La tempesta attenuò rapidamente la sua violenza, le creste dei cavalloni si fecero più basse, le nuvole sembravano un letto di perle e il sole, alto sulle rocce, ricominciò a brillare da un azzurro profondo e immacolato. Il re, ancora stordito dal rude trattamento del mare, sentì vagamente e come in sogno il canto di un uccello sconosciuto. Aprì gli occhi. Stagliato contro il sole, nella magnificenza del piumaggio multicolore, vide quello che era senza dubbio il gasolba ad ali spiegate. Gridando con una voce roca e a un tempo acuta come quella del pavone, l'uccello volteggiò per un momento e poi volò verso l'interno, infilandosi in una breccia del dirupo. Dimentico di tutte le fatiche e della perdita di tante galee da guerra, il re si slegò in fretta dal barile vuoto e, alzatosi in piedi con un senso di vertigine, inseguì l'uccello. Benché disarmato, aveva la sensazione che la profezia di Geol fosse sul punto di realizzarsi. Così si armò speranzoso con un grosso bastone portato dalle onde sulla spiaggia, dove raccolse anche alcuni pesanti ciottoli. Al di là della fenditura nell'alta e ruvida parete, trovò una valle protetta dove scorreva una sorgente tranquilla, con intorno alberi dalle foglie esotiche e profumati arbusti orientali in fiore. Da un ramo all'altro e davanti agli occhi sbalorditi del re sfrecciavano molti esemplari del gasolba dalle piume variopinte. Distinguere quello che aveva visto prima e che aveva creduto di riconoscere come il ladro della corona non era possibile. La quantità di uccelli superava la sua comprensione, perché Euvoran e il suo popolo lo avevano ritenuto un esemplare unico e senza pari al mondo, proprio come gli altri componenti della corona di Ustaim. I marinai che l'avevano ucciso in un'isola remota, pensò, avevano ingannato i suoi padri con la storia dell'ultimo della specie.
Per quanta rabbia e confusione covasse nel cuore, Euvoran ritenne che un gasolba prelevato dal gruppo gli sarebbe servito comunque a Ustaim per simboleggiare il suo potere e che avrebbe giustificato la lunga ricerca nelle isole del Levante. Per questo, con un valoroso lancio di pietre e rami, cercava di abbatterne uno. Ma prima ancora che avesse cominciato a dar loro la caccia, gli uccelli avevano già preso ad allontanarsi da un albero all'altro con strida insistenti, in un volo colorato che formava uno spettacolo meraviglioso degno di un imperatore dell'aria. Alla lunga, grazie a un colpo ben mirato o alla pura fortuna, il re riuscì a ucciderne uno. Si era avviato a raccoglierlo quando vide un uomo con vesti a brandelli di rozzo taglio, armato di un arco rudimentale e con un mucchio di gasolba in spalla legati per i piedi grazie a una robusta corda d'erba. Al posto del cappello, l'uomo portava la pelle e le penne dello stesso uccello. Si avvicinò a Euvoran strillando qualcosa di indistinto attraverso la barba macchiata. Il re lo fissò con rabbia e sorpresa e poi gridò: «Sporco servo! Come hai osato ammazzare l'uccello sacro ai re di Ustaim? Non sai che soltanto loro possono portare in testa le sue piume? Io sono re Euvoran e ti farò pagare il fio della tua arroganza!» A quelle parole e guardando Euvoran in modo strano, l'uomo scoppiò in una lunga risata di scherno, neanche avesse avuto a che fare con un matto. L'aspetto stesso del re lo divertiva, perché i suoi vestiti erano infangati, rigidi e chiazzati dall'acqua di mare ormai quasi asciutta, e il turbante strappato dalle onde aveva lasciato la sua calvizie in bella vista. Quando ebbe finito di ridere, l'uomo disse: «Affè mia, è la prima barzelletta che sento in 9 anni e devi perdonarmi se mi sono messo a ridere. 9 anni da quando ho fatto naufragio su quest'isola, io, un capitano marittimo del lontano paese sud-occidentale di Ullotroi, unico membro del mio equipaggio a essere sopravvissuto e aver raggiunto questa riva. In tanti anni non ho rivolto la parola a nessun uomo, perché l'isola è lontana dalle rotte battute e non ho avuto altra compagnia che quella degli uccelli. Quanto alle tue domande, ti risponderò rapidamente. Li uccido per sfamarmi, perché tranne bacche e radici, qui c'è poco altro da mangiare. Porto in testa la pelle e le penne perché il mio fez è stato preso dal mare quando mi ha sbattuto su questi lidi. Non so niente delle strane usanze di cui parli, e della tua regalità non mi importa un fico. Quest'isola è senza re, e tu e io siamo qui soli. Io sono il più forte e anche il meglio armato. Quindi, re Euvoran, sei avvertito, e dato che anche tu hai ucciso un uccello, ti consiglio di raccoglierlo e venire con me. Probabilmente potrò aiutarti a spennarlo e a cuocerlo, perché penso che tu sia più abituato a gustare l'arte culinaria che a praticarla». A sentir questo, l'ira di Euvoran si placò come una fiamma rimasta senza olio. Vedeva con chiarezza la grave situazione in cui il suo viaggio lo aveva precipitato e si rendeva conto amaramente dell'ironia insita nel vero oracolo di Geol. Sapeva che i relitti della sua flotta da guerra erano sparpagliati fra isole perdute o spinti in mari innavigabili e pensò che non avrebbe più rivisto le case marmoree di Aramoam, non sarebbe più vissuto nel lusso e nel piacere, non avrebbe comminato le terribili pene previste dalla legge fra il torturatore e il boia nella sala di giustizia, no, e non avrebbe portato la corona del gasolba fra gli applausi del suo popolo. Così, non essendo del tutto privo di ragione, si rassegnò al proprio destino. Al capitano di mare disse: «C'è un senso in quello che dici. Fammi strada». Quindi, carichi del bottino di caccia, Euvoran e il capitano, che si chiamava Naso Bamar, si rifugiarono di buon accordo in una caverna che Naso Bamar aveva scelto come casa fra le colline rocciose dell'interno. Qui il marinaio accese un fuoco con rami secchi di cedro e mostrò al re come si spennava un uccello e poi lo si arrostiva alla fiamma, girandolo lentamente su uno spiedo di legno verde di canfora. Euvoran, che era affamato, trovò la carne di gasolba tutt'altro che immangiabile, anche se un po' magra e dal sapore forte. Dopo che ebbero pranzato, Naso Bamar andò nei recessi della caverna e prese una rozza caraffa di argilla dell'isola piena di un vino ottenuto da certe bacche, e i due uomini bevvero dalla caraffa a turno e per un po' dimenticarono la durezza e la desolazione della loro sventura. Da quel giorno condivisero l'isola dei Gasolba, uccidendo e mangiando uccelli come la fame dettava.
A volte, per concedersi una prelibatezza, si cibavano di uno degli uccelli che sull'isola si incontravano più raramente, per quanto magari fossero comunissimi a Ustaim o a Ullotroi. Re Uvoran si fece un copricapo con la pelle e le penne del Gasolba, esattamente come aveva fatto Naso Bamar. E fu questa l'esistenza che condussero sino alla fine dei loro giorni.